Dacci il link. Posso star 10 minuti e dopo basta. Ok. Io non so se sono 40 minuti o un'ora e 40 minuti. Allora. Io mi assento un momento, in caso iniziate senza di me e poi torno. Ok. Io posso Invito stare fino in a chat. mezzanotte, capito Waldorf? Fino a mezzanotte se vuoi. Non vado fino a mezzanotte, però. Aspetta, com'è questo? Bisogna Disegnare. scrivere e disegnare. Orca, quindi dovrei entrare da telefono? Sarebbe meglio che entri da telefono? Ah sì, come preferisci. Si Bel problema. può disegnare anche con Vabbè, le figure geometriche, volendo. vediamo. Al massimo vi lascio giocare voi. Sono tornato, ho fatto subito. C'è un ad. Devo guardarmi un ad di Amazon Prime prima. Ok, Skip a ad. me è bloccata Adblock in teoria. l'ho skippato. Bene. Eccomi. Oh, fantastico. Quindi, Lollo, Falo, Ah, io... Paul, Zoro, Lutum. Devo In scegliere questo... qualcosa? Ah, No, scegliamo noi. devi fare Manca tu? giusto Ok. Wari, mi sa. Ma ho Questo detto l'ho che già andava giocato, via 10 giusto? minuti e No, è tornava. appena tornata, però. Ha È detto. tornata? Sono Ah, tornato. ok. Waldorf for real F. Waldorf. Eccolo. Ok, possiamo partire. Facciamo una normale. Non ricordo qual era la migliore. Ah, boh, Allora, non ho mai funziona giocato. così. È un telefono senza fili, ma con i disegni. Ovvero, uno... Ora si inizia con Ah. tutti che scrivono un prompt, quello che vogliono. E il prompt da una persona a caso e deve disegnare quel prompt. Poi una persona vede il disegno e deve descrivere il disegno. E passa la Ok, descrizione a una avanti persona che così. disegna la descrizione e così via. È un telefono senza fili con i disegni. Oddio. Non mi viene in mente niente. Meme va benissimo anche. Ah, aspetta, aspetta, questo è un po' troppo difficile, facciamolo un po' più facile. La mettiamo così. Sì, in pratica tu... suonato un telefono. Rispondi, Waldorf. Il telefono all'aglio, no? Grazie. Oh Non ho più pallida idea di cosa sia sta cosa. io come la faccio disegnare? Aspetta. Allora, proviamo. Non potevano essere cose facili. No. No. No, va bene. Difficile. Ehi. Si può cancellare, sì, qua. Ok. Sì, c'è la gomma. Ok. Vuoi anche fare il controllo Z? Controllo Z, cosa? Ok. Dove segna il tempo? Comunque. Nella destra c'è un timer. Sì. Sì, vedo. Perfetto. Vediamo se riesco a finire questa stupidata. Ok. No, torna indietro. Ah! I colori. Vabbè, ho fatto quasi tutto in nero. Allora, se vuoi puoi unirti anche tu in chat, anche se vai a mangiare subito. Oh, Vabbè, sei già apparso ieri, in verità, il tuo cameo l'hai fatto. non sembra quello che dovrebbe essere. Tira una riga qui. Ok.
Qui c'erano forme geometriche, no? Ho guardato un secondo la live di Waldorf per sbaglio. No! Che stream sniper! Per prendere spunto da... da cosa? Te lo dico alla fine, se no è spoiler. Non volevo copiare. Che dice? È questa cosa. Perfetto. Ma no. Minchia, che capolavoro d'arte che mi è capitato a me. Non sto scherzando. Troppo questo qua, lui vincerà di sicuro. Non è vincendo. Non si vince qui, ci si diverte. Non c'è un vincitore. Anche lui di tra poco. Che è il più, va bene, più bravo a disegnare, cioè... Sì, tempo. Giochiamo fino alle 8:30 e poi facciamo Among Us. Cavolo, questo qua come non riesco neanche a disegnarlo. Ma questo è facilissimo. Ah beh, questo non riesco a disegnare, ah, questo è facilissimo. Ma poi non il bello so neanche da dove partire per disegnare sta cosa. Ma poi il bello di questo gioco sono cosa esce alla fine. Il giro che fa. Non so neanche da dove partire per disegnare sta roba qua. Mi sa che ve lo lascio vuoto. No, mi segna qualcosa di vago, almeno veloce, qualcosa di veloce. Ma non so neanche da dove partire. Proprio zero. Non la prima cosa che ti viene in mente, boh, allora. Arrivo boh. No, non parlare di vuoto, che quello che ho avuto io prima era un vuoto. Io ho dovuto descrivere una... Dunque, aggiungiamo un po' di questo. Secondo me questo ci sta perfettamente qua. Qualche dettaglio lo aggiungerei. Sì, hai ragione, Waldorf. Ma più che altro ho finito, non sapevo che fare ora. Oh, anche un po' di questo mettiamo, che secondo me ci sta perfettamente. Sì, dai, mettiamoci anche questo qua, tanto che ci siamo. Ma Chitta, prendimi. Il tempo sta per scadere. Qualcuno di voi si beccherà un boh. Ve lo dico già, Ma spero non io, che sarebbe il secondo. Sicuramente io. Se vuoi, se ti capita, ti dico che cavolo era. Che sta roba? Che cos'è? Si è beccato il boh. Io no. Però mi piace sto disegno. Facile, vabbè, questa era facile. Io non sono riuscito a finirlo. No. Pronto? Qui Waldorf. Bello questo. Non si può zoomare. Mi sa di no. 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 Oh boy. Perché vuoi fare l'artista? Ah, no, no, cazzo.
Perché con questo gioco ci fanno tipo delle animazioni stupende. C'è anche un minigioco di animazioni, ma è un po' più complesso. Dico con quello, infatti. Ma lì sono tipo artisti veri, fra un po'. Ma che cazzo è sta cosa? Tutto che riesce la... piaccia. Ok. Nel tempo ci butto anche i colori, allora. Difficile disegnare con il mouse, mio Dio. No, torna indietro. Quanto tempo posso tornare? Okay. È la matita che fa cose strane con il mouse. Se faccio lì, perfetto. No, vediamo se mi tempo cancella. Sta per scadire, occhio. Scadire. Per scadire. Che cavolo? Volevo dire che cavolo. Calzini. Ma chi è sto artista adesso che fa disegni? Allora, così? C'è uno stickman, è il mio. Non è uno stickman, questo è lo stickman al mio. Waddolf sta sentendo. Ah, forse ho capito chi disegna così. Quanti round? Basta, abbiamo finito. Quanti round mancano? Zero, giusto? Zero, questo è l'ultimo, basta. Sì. Ok, allora rivediamo a tutti. Ma arriva la parte divertente. Mi sa che il mio disegno era di Uvari. Perché? Ok. Va con Antosio che distrugge un portone. Ah, ci ho azzeccato allora. Come vuoto? Vuoto? Come vuoto? No. L'avevo postato. No. No, non per darti la stessa per sempre. Beh, insomma, un po' di più potevi mettere, ecco. È un bel rettangolo luccicoso. Perfetto. Grazie per il contributo. Scusate, forse non più davanti allo specchio, bello. Forse è colpa mia che non mi ha caricato, allora mi sa. Che lo salvo. Oddio, ma spero che gli altri se li sia presi almeno. Sì. No, gli altri li vedevo i disegni io. Era solo il tuo, Zoro, che non ho visto. Protettore del Giappone post-atomico. Post-atomico. Va bene. Siamo quasi, siamo lì, Buono. No, ma cazzo è tutto. No, peccato. Ah, però in verità l'ha preso. Ha preso perché qualcosa Strano. È andato, è passato. Io ho rovinato tutto. Io ho rovinato tutto qua. Flash che fa l'esplosione. Ah, ecco. Ma che carino! Non so disegnare. Giusto. Guarda che trigger esplosione in live. Non ci credo, i miei bellissimi disegni. Ma se esce un portone di nuovo, giusto. No, prima era Antonio che distrugge i portoni. Bellissimo! Bello questo. Ah, l'ho rovinato io allora, mi sa. Tipo che sfonda una porta. Che offesa! Giusto. No! Ma secondo me sono passati, qualcosa è passato, non è possibile. No. È passato, la scritta è passata secondo me. Ma cos'è? È bellissimo! Ah. Infatti, secondo me le scritte di Zoro sono passate, forse disegno. Era andato di bene Lolo questo. Allora. Era di loro allora. No, mi sa che i miei non sono passati proprio, non so perché. No, le scritte ti sono passate, mi sa.
No, non mi sono pensato, perché è impossibile, se no come avrebbe fatto a disegnare qualcosa senza scrivere? Infatti non l'ho capito. Scritto prima, perché io nel primo avevo scritto Soleil che usa una fettata lisce, ha messo comunque il protettore con l'esplosione atomica. Oh, ho preso il prompt di prima. Qua ti ho guardato un attimo. Sì. No, più avanti. Ah, allora è arrivato il prompt, quindi mi sa che il problema è dopo. Perché non vediamo più? Va. Ok. Si è messo un po' a caricare. No, devo premere io. Ah, devi premere tu. Mi sa che non ho dovuto premere niente. Ah, tu devi, perché sei host, ok. Ovari ha capito metà, ecco. Esatto. No, beh, ti suicidi in un vulcano, è vero. Non l'ho capito. Non l'ho capito. Salva quel disegno. Ecco qui. Me lo salvo, io non si sa mai. Speranza avventuriero. Puoi salvare alla fine. Oh, bello. Questo rispondo io. Sì, con la GIF, sì, ma volevo salvare l'immagine. Ah, wow. Cosa hai risposto, Toro? Qui avevo risposto un eroe che affronta un orco con una faccia sulla pancia. Beh, giusto. Zoro. Ah, questo c'era. Io non avevo scritto questa. Questa è di base, mi sa. Mi ricordo che vuole essere un peccato. E qui io non sapevo cosa fare. Ecco dove sono passati. Unicorno. Ma non sono in grado di disegnare un unicorno. Un cavallo. Non so dove, non so dove partire. Non sono neanche in grado di disegnare un cavallo. Dice. Io ho capito questo. Io ho capito questo. Beh, giusto. Beh, vedi, è rimasto l'unicorno almeno. Unicorno da calze. Da dove? Da calze. Okay. Ci aveva nel corno. Io questa non è arrivata a me. Stazione di agonioso. No, che è agonioso? Però bello. Un boss di Sonic molto strano. In realtà è un personaggio di un gioco, ma è disegnato malissimo. Aspetta, mi sono usato il verbo sbagliato prima, non agonioso. Incaporato. E qua avevo disegnato un polpo al arcobaleno, ma mi sa che si è mangiato pure questo. No. A me era uscito il disegno un nuovo di Pasqua esplosa. Parecchi. Mi sa che vedo un attimo nelle immagini che salvo se mi appare. Ma perché quando sono al microfono ho una tosse incredibile, non capisco. Perché vi mando nella chat del live multiplayer. Mi ero ispirato a questo qui. No, me la skippa il salvataggio GIF, peccato. Ecco. Ho capito chi disegna. Valdorf Week beve 50 mil shake. Valdorf, secondo te perché ti ho guardato la streaming? Ah, ok, questo è arrivato a me. Ti stavo che parlare col testo. Che cos'è? No, a me è arrivato per una persona con... Ah, ok. Ma perché non me lo scende? Prima era 30, era 29. Giusto. Capelli. E ora risponde un uovo che fa l'alcol test. Ah, no. Altra partita? Scusatemi, no. No, io devo andare. Ok. Io, se vuoi cambiare, ci sono. Cambiare cosa? Gioco? Anche qua, magari pezzo mancanze, se vuoi fare qualcosa così normale, ci sono ancora i secondi. A me mi dà da solo dentro la stanza. Ah, si sarà buggata la connessione un attimo. Aspetta, ti chicco così rientri e magari si risolve. Metto il link in chat. Va bene, buon appetito, Lollo. Buon appetito, Lollo. No, mi fa ancora vedere la cosa, la stanza vuota. Strano. Waldorf Week. Prova a... No. Prova a uscire e entrare. Sì. No, è Waldorf for real F. Era un pigliaccio? Che cos'era? Che non mi ricordo. Mi dice che sono stato bannato.
Mi dice che sono stato bannato dalla stanza adesso. E disegnato cose contorte. Ah, perché ti ho chiccato. Aspetta, rifacciamo un'altra stanza allora. Ma le torte le ho disegnate io prima. No, non voglio la pubblicità! Come si chiude? Vabbè. Maledizione. Dacci il nuovo... No, mi sa che sono tornato nella mia stanza di prima, un attimo. Adoro vedere nei videogiochi. Quello è da rifare, Waldorf, comunque. Cosa? Ok, rimetto il link. Bad Cards con le tue impostazioni. Sì, sarebbero da mettere altri, però. Con i meme che si accumuleranno. Beh, sì. Ok. Io ho la pubblicità, un attimo. Ok. A me stranamente, tranne all'inizio, non è più venuta. Che non posso skippare, mi sa. Forse, vediamo. Ah, ok. Per ora... Okay. Facciamo un normale o possiamo provare un altro, se volete? Oh, il combinazioni era carino. Prova quello che vuoi, tanto. Oh, ma bentornato. Facciamo allora... Tanto non c'è. Combinazioni? È particolare questo, perché devi disegnare una parte di disegno e quello dopo deve aggiungere qualcosa. Ok. Animazione è brutto. Sì, infatti. Immagino che sia un casino. È perché se non sai disegnare animazione esce male, perché io vedo quelli che fanno bene, che tipo ti mettono anche tipo i segni rossi perché non si vedono nell'animazione, ma sono tipo per quelli dopo, così sa magari come muoversi, una cosa brutta. Vediamo che funziona. Ok, ok. Quindi ora non si fa un disegno, si fanno delle basi per un disegno e gli altri poi aggiungono cose. Dice appunto linee base. Ad esempio, se volete fare un albero, fate giusti contorni, non lo so. Ovviamente dipende da quello dopo interpretare cosa aggiungere. Per fare un albero... Ah, non c'è tempo! Fate veloce, fate veloce! Ok, ho fatto pronto. No, io non ho premuto pronto, spero che non venga bianco. No, ti salva lo stesso. Qui c'è ben più tempo, dai. Immagino che per completare devi... Io mi domando come ci sia riuscito questo qua a disegnare in così poco tempo quello che ho visto io. Anch'io. Allora non è il mio. Anch'io ho fatto una cosa in pochi secondi perché non mi ero accorto, c'era poco tempo. Io stavo facendo qualcosa, poi ho detto, mi hai detto, ci sono... Però non si possono usare gli altri strumenti. Ah, sai che si possono usare gli altri strumenti? Sì. Mi sembrano bloccati. Tu. Falsicchio. No. Era un disastro. Allora quello dopo dovrà correggere. Vediamo se stia prendendo. Se a nessuno di voi è arrivato un foglio bianco, vuol dire che stavolta non mi sta facendo dispetti. Bene così.
disegnato malissimo. Ma che tempo ce l'avevo? No. Due round ed è questo quello che mi arriva. immagina cosa è arrivato a me. Va bene, allora seguirò gli standard. Cos'è quello? Ma poi come si fa? C'è una sequenza poi alla fine o... Mostra tutte le immagini come si sono evolute. Ah. Oh, boy. Male, ovvero. Peccato che non puoi scrivere. No, è interessante, non puoi cancellare quello che hanno fatto gli altri. No? No. Puoi sovrascrivere. Sì, sì, puoi sovrascrivere. Ok, cavolo. No, l'ho capito adesso cos'era quello. No, no, ci sta a dare un'altra interpretazione. Sì, ma povero chi l'ha disegnato. Boh, io dopo bisogna spiegare qual era l'idea iniziale, secondo me anche. Sicuramente. No. Mancano ancora. Ma che... Ma... Io avevo visto questa roba da un po', ma mi ha dato metà, m'ha dato metà input. Io continuo quello che ho visto, Okay. Io lo stesso. Ah, quindi può essere che toglie pezzi vecchi e aggiunge okay. Nuovi? Io ho finito. Io ho già finito, ho fatto più di quello che aveva fatto il precedente, secondo me. Sono a posto così. Io aggiungo una robetta a caso, no. Sembra divertente. Se mi sa che sì, questa parte toglie allora pezzi di disegno dalla parte prima e tu devi provare a rimediare, ecco. Perfetto, io non so cosa ho disegnato, ma l'ho fatto. Diciamo che il primo round è scusabile perché io non ho visto il tempo, tipo. Sì, neanche io. Ma è solo detto, per avere una premessa, ecco. Sì, però... Se guardi la prima premessa che mi è arrivata, sembrava che una speedrun, che stava facendo una speedrun. Ho detto... Intanto faccio okay. Finisco la battaglia in live di Streamlabs. La bomba di Zora esplosa subito. È quello che doveva fare. Qui c'è un tank in caria. Vuoi giocare? Guarda la chat. Cura, cura! Di più, cura! Di più! Ah, niente, è morto. Abbiamo fatto! Ah, era nemico, ecco perché non lo curava.
amici. Deciditi. Abbiamo perso allora, perché c'è solo il mio curatore. E non sembra voler attaccare. Ma che carino. Vabbè, allora, la battaglia si risolverà da sola. Ma si sta riferendo a me. So cosa mettere. La battaglia si è inceppata. Che non chiude le linee nere, cazzo. Dai, abbiamo anche la musica in sottofondo. Ah, c'è Bazzetta e brutta di Paul. Aspetta, racconta appena finisco qui. Avevo visto che eri... Ok. La matita con il mouse fa schifissimo. Ok. Perfetto. Perfetto. La battaglia si è inceppata. Sai cosa? Mi sa che ho capito. Perché tipo la base che avevamo fatto all'inizio viene usata da tutti quanti e poi fa vedere il risultato che hanno fatto tutti quanti della base. Credo sia quello il senso. Ci ho pensato ora. Sì, perché quello che mi è venuto a me adesso mi ricorda molto quello che avevo disegnato io all'inizio. Telefono, Waldorf, telefono. Pronto? Sì, sì, ho già consegnato. No! No! No, no, ti prego, non finire adesso, non finire adesso! Niente. Ma... è il mio disegnizio! È il mio! È il mio! Yeah. È il mio, sì! Che bel ritorno! Aspetta, allora lo devo finire. Esattamente come l'ho cominciato. Nessuno ci ha fatto niente, è rimasto uguale. Mi sa che vuole avere ragione. Cioè, quella che non è. Anche il mio è rimasto uguale, Waldorf. Allora... boh, allora l'ho fatto apposta. Prende spunto dal tuo, ma non modifica esattamente il tuo. Non lo so, sto sparando. Ah, può essere, sì, che ognuno fa una modifica, ognuno va alla sua take sull'immagine. Oh, il mio. Però mi sembrava prima che c'era il mio, non lo so. Boh, il mio sta diventando una cosa che prima non avevo pensato. Non so perché sto disegnando, ma mi attrista. No, usciti qua. No, ancora. No. Ma che cazzo? No. E vabbè. Ma è schifo, non riesco a fare questa stella. No, come c'è il tempo? Ok, to. È fattibile?
Ho creato un'altra battaglia, di nuovo. Abbiamo perso, però, si ricomincia da capo. Però sembra diventare tutto più facile. Dice okay. Quando aveva perso prima. Andiamo. Quindi, io ho cominciato, ho fatto molto in fretta. Oh no, sta iniziando senza di lei, signore. È un trattino sopra, però. Il quadratino l'ho usato proprio per ultimo. Mi sa che tutti l'hanno usati. Sì, l'ho usato. Il zio Paperone. Bello, bello. The block! The block! Paul, è la TV? Ok. Io ho visto il tuo, ho detto ok, lo rifaccio più grande. È diventato meno. Bello questo. E lo rifaccio, ho messo una cosa che prende... No, il go! Go. Poverino. Tu Waldorf mi fai un rettangolo con un punto e ti faccio un rettangolo più grosso con un punto. Va bene. Cosa avete fatto con il massimo? Ecco che ha fatto questo. Ah, questo era di Lutum. Anch'io l'ho avuto questo qua. Oh, non bellissimo! La Daria Spawn Panther. Che è del Muffin, giusto? Io ho avuto quello di Lutum. Infatti c'è una faccina sul Muffin. Ah, vedo. Che ti sembra speedrunnato davvero. Ah, oh, bello questo. Bel Muffin. La pallina sembrava un clown, quindi. E lui. E quella grotta dietro è inquietante. Un pochino. Sembra tipo una trappola per topi. Questo è... ah, questo l'omino. Zoro, come hai fatto, cacchio? A speednarrare una cosa così. Non si vede. Ah, bello questo. Bello. Non fate domande. Vedi che a un certo punto tipo ti riporta la prima immagine che fa? Don't be out. Estesa Pinnacle Reference. Io dico che volevo iniziare con un inizio di foresta. Ah, ecco, tutt'altro. Poi mi hai detto, poi mi hai detto, ah, ok. Bello. Poi mi hai detto, sta scadendo il tempo. Ho detto, che cazzo. Ecco qua. Ah, era una staccionata, giusto. Una un muretto. Io ho preso quello di Mario. Due Super Mario di Fils. Che bello. E allora ho fatto il Donkey Kong. Ah! Sì. E infine, il prompt di Ovari. Ah! La zona con l'eberello, no. Giusto. Io allora ho avuto quello di Ovari. Quello base ho avuto io. Ma tutti abbiamo avuto. Diventato no, hai capito che è il gop block. Ah, ecco, mi piace. Allora salvo nel mio, ho sbagliato un attimo a destra che mi è uscito giallo, una cosa sbagliata, ma ci sta, dai, dà un effetto illuminazione. Ah, carino. Io sono l'unico che non ha capito che quello era un albero. È quello più creativo il tuo, se posso dire la verità. Sì, bellissimo. È un po' frainteso il gioco. Volete fare un'altra? Sì, ora che ho capito cosa fare. Rifacciamo questo magari che... O rifacciamo il primo. Questo non... Anche per non sarebbe capito. Anche secondo me è bello. Cosa, questo? No, quello pezzo mancante, la modalità di gioco che si chiama pezzo mancante. Inizia con un disegno incompleto, ogni turno una parte viene aggiunta e un'altra viene eliminata. Ah, va bene, sembra una variante di quella di prima. Oddio, però non so che disegnare. No! Ok, abbiamo molto tempo stavolta. Ok, bene. Sorprendentemente. Meglio. A tema libero. Il punto è, non ho idea. Dai, so io cosa fare. No, non lo sai in realtà.
Goku non lo sai. Però presto lo scoprirai e poi tu scomparirai. Spoiler che non sei altro. È una case reference. No, veramente quella canzone li spoilerava un sacco. Ok. No. Devo piazzare un'unità. Il multitasking. No, non devi sbagliare, Paolo. Deve essere tutto perfetto questo. La peggiore sedia che abbiamo mai disegnato. E vabbè. L'hai fatta a due gambe, basta. Tre. No, andava a due come lo youtuber. Cosa? Non conosci lo youtuber la sedia a due gambe? Ah, no. Sedia. Dai, così ci sta. Un po' un casino di righe, ma funziona. No, Secchiello, perché non vuole più andarmi? Bello. So anche cosa aggiungere. Perfetto questo disegno per fare questo. No spoiler, eh. Questo disegno c'è Paul che abbraccia un cocco. Spoiler. Questo disegno c'è un anagram che ammazza tutti. Spoiler? Questo sì che è spoiler, eh? Se non dicevi che era spoiler, non era spoiler. Giusto. No, il colore se n'è andato. Io... Io ho fatto, ne sono contento. Ma vedi, dopo questo vi andrebbe di provare un gioco RPG browser multiplayer di massa online, uno che si carica subito, quelli 2D, avete presente? Era tra le opzioni, un paio hanno detto sì. Io non so quanto tempo ho a disposizione ancora. Io ero tra quelli che hanno detto sì. Ah. Anch'io non so quanto tempo ho, però forse se dura... se dura entro 20 minuti. Sì. Se lo facciamo corto. Tanto alle 20 e mezza passiamo ad Among Us. Cos'è questo? È bellissimo. Ma io questo è troppo facile. Giocare. È troppo bello. Io non so che cosa aggiungerci, no.
Migliorarlo? Sì, forse. Qui si può cancellare invece. Le immagini di prima sì. No? Sì, qua puoi. Ah, ok, buono sapersi. Però qua non lo faccio. Qua immagino che... No, oh, ok. Non si leggerà mai. Ah, qualcuno prova a mettere scritte. No, ovviamente no. Io sì, però potrebbero mettere una cosa per scrivere effettivamente. Ma non è proprio un gioco per scrivere questo. Lo so, però... Ok, sono pronto. Anch'io l'ho fatto. Mi sa che da me... nell'immagine avevo tolto una testa al gioco. So per... Mi dà questa impressione al gioco. Mancano due round, giusto? Ah, sì. O uno. Due. Perché mi dice 3 su 5 e poi sotto 4 su 5. Sono le persone che hanno confermato. Ah, ok. Oh, questo è bello. Come faccio qua? Non posso io modificare, cioè... Non so cosa aggiungere, ma posso colorarlo. Io qua provo... Allora, è tutto. Perché non posso usare il secchiello? Pizze. Voglio... Basta, lo lascio così il mio. Troppo bello, non puoi modificarlo. Gli ho aggiunto qualcosa, però non puoi qua. Oh, ecco qui. Mi domando cosa abbia tolto però il gioco da questa immagine. Perché qua toglievano anche un pezzo. Non so se è così, a me il gioco ha tolto le parti di sanità mentale. Sono beccato certe cose. Mi domando cosa ti sei beccato di mio, perché non ho fatto nulla di... Cioè, a parte degli stickman, che ho fatto degli stickman, non so io. Ah, vedremo. Che in un'altra live c'era... avevo contro lo youtuber che sapeva lo streamer che sapeva disegnare, perciò... Perfetto. Anche lì era per divertimento, però dopo vedi che uno fa l'opera e io faccio gli stickman... Molto bello. Io so cosa aggiungere. So cosa aggiungere. No, adesso che è tardi però. 5, 4, 3, 10, dai. 2, 1, 0, meno 1, meno 2, non funziona meno così. 3, meno 4, meno 5, meno 6, meno 7, 7, 8, non parte 11, no. 0. Bellissimo. No, no, ho capito. Avevo l'estensione per rendere i siti scuri. E a me tutto il bianco me lo rendeva nero. Ecco perché. Ah. Eh?
io aggiungo la mia opera d'arte di prima. Questa è una distrazione. Ok, oh sì. Questo so bene come completarlo. Anzi, è come se praticamente mi avessero chiesto di completarlo. In questo modo. Cosa fai delle linee più sottili? Sì, c'è in basso a sinistra. Aspetta, cosa serve questo invece? Beh, evito di fare. Quello in basso a destra credo che sia, se riempie più o meno, no? Perché c'è un vuoto pieno. Ah, bella domanda. Penso che non ti riempie del tutto. Boh, provo visto che ho tempo. Ah, ho capito cos'è. L'opacità. Ah, ok, carino. Ti fa il colore più, cioè, un po' più trasparente o più scuro. Cioè, non so se mi sono spiegato. Sì, sì. Non pensavo ci fosse. Le sfumature puoi fare, capito? No. Allora, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Blu. Andiamo. Yeah, sono una pizza. Un po' prospettiva storta, lo so. Qua colorato. Ah, qui hai tolto i bordi, mi sa. Perché io vedo tutto nero, io non capivo. Oh, qui è questo. Tutto cambiato. Esplosione. È giusto. Aveva tolto, guarda cosa aveva tolto. Il barrone mi aveva tolto la scritta Waldorf Week. Sì, sì, va bene. Va bene. Okay. Un'altra confusa. Papà Gananas confuso. Questo l'ho fatto benissimo io. Oh, perfetto. Ah, ecco cosa ti ha tolto. Io ti ho solo fatto così. È stato troppo bello questo. E uguali. Cos'è? Cos'è? Cosa gli ha tolto? Dov'hai? Tutto il blu gli ha tolto. Cosa sarebbero? Ma guardi, cosa ci combini? Te sei mangiati. Credo che avesse tolto tutto il blu. Carino. Vediamo poi come gli altri. Ah, ecco non cos'è. Non si vede, no! E guarda cosa mi ha tolto. Ancora? Cosa lo stai mettendo, Paul? Questo è di prima. Questo qua, slime, viene prima degli altri due. Ah, eccolo qua, bellissimo. Io pensavo che stesse combattendo una battaglia RPG. Fantastico. Ok, i pianeti e Pac-Man. No, è Giove Pac-Man, non vedi la cosa rosso. Ok, giustamente. Ma poi so cosa accade. Cosa? Ha metto i colori. Ma cos'è uno storyboard questo? Ha metto i colori. Ha tolto i colori. Ma ho corretto. È diventato sempre più malvagio. È diventato una storia. È stato l'uomo ragno? Chi lo sa? Ah, ho capito. E poi, ho capito. Qua ti togli i colori, ho capito. Cos'è questo?
Va bene. Giusto. Cosa ti aveva tolto a te, Waldorf? Un sacco di cose, sì. Immagino, perché... Inquietante, però così. Oh, bello questo. What? Pizza Tower. L'ultimo che ho scoperto che avevo l'estensione che mi rovinava tutto. Avevo le pupille, porca miseria. Mannaggia. Ed ecco qua, fatto. Va bene, io devo andare. Va bene, allora. Dai, è stato divertente. Ah. Beh, ciao, è stato divertente giocare in compagnia. Fatto un'altra, ci sono anch'io. Oh, perfetto. Abbiamo il rimpiazzo per Owari. Oh, in verità, no. Vorrei sentire cosa ne pensate. Perché tra un quarto d'ora pensavo di passare da Among Us. O possiamo passare prima, anticipare. O passare a un browser RPG. Abbiamo tre scelte. C'è tempo ancora per un... Ah, sono Owari. Ah, ciao. La tua no, faccia, abbiamo Owari. Lollo, qua c'è asfalta, Lollo. No, cambiamo non dire, gioco. Non dire così, non dire così. E, però aspetta, che come devo fare? C'è Waldorf. Il link... Ah, è qui sopra. Ah, ok, pensavo fossi entrato. Ti rimando il link, se aspetta. Facessimo... Ecco. Se facessimo... Leggi storia in Gartic Phone. No, secondo te non è breve? Non lo so, possiamo provare. No, leggi, c'è scritto scrivi un racconto usando come riferimento solo la frase precedente. Ah, magari non si disegna. Boh, possiamo provare così per cambiare il disegno. Non si disegna, non durerà tantissimo perché non stai lì un minuto o due. Minchia, Missing LOL è un fantasma malvagio, avete visto? Sì, anche sotto il cappuccio c'è una testa pelata. Che, gli altri cosa ne pensano? Va bene la storia? Quale sarebbe la storia? Non so bene, scrivi ma sembra non si disegni. Però magari dura poco. Scrivi un racconto usando come riferimento solo la frase precedente. È uguale, come volete. Va bene. Un po' difficile, però. Adesso scrivi una frase. C'è una volta. No, in realtà puoi mettere quello che vuoi, credo. Ah, quello che voglio. Quanto sarà lunga la frase? Beh, vediamo. E devo vedere quanto spazio c'è. È abbastanza, credo. Inizia una storia, poi si prosegue. Sì, io l'ho fatta di una, due... Ah, sì, c'è poco spazio per scrivere, non è una storia. Io l'ho fatta di sei parole, non volevo aumentare... Aspetta. No, no, mi hai tagliato. Ah, che okay. Bello questo. Io e questo che roba è. Oddio, come lì. Basta con sto telefono, Waldorf, basta. Non vogliamo sentire i tuoi telefoni. Cos'è questo? Qualcuno ha fatto un errore, secondo me, grammaticale. No. No? No. Non mi riferivo a te, magari. Che ne sai? Sto zitto. E John Cena. Secondo me vengono fuori dei red. Sì. E questo è il bello. E poi ci facciamo una storia RPG sulla storia che esce. Sono una storia che esce una storia RPG. Ok, dai. Donna.
Waldorf, dopo devi leggerle tutte. Beh, certo. L'ultima, quindi finite la storia, ok? Quindi, ah, questa è l'ultima. Okay. Che storia è questa? Perfetto, ho concluso. Anch'io. I miei sono un misto di meme, cose di Waldorf, meme su Waldorf. Beh, siamo giù di lì. Waldorf di meme, poi basta. Ok, andiamo. Vediamo che succede. Un giorno, un giovane ragazzo si risveglia in un umile villa di Anagrom, quindi decide di farlo esplodere, essendo lui. Lui è l'ereditiero di una fabbrica di esplosioni che diede alla luce Michael Bate. Che però seguì una vita del tutto nuova. Fine! Bella, mi piace l'idea per un sequel. C'è una volta un maiale magioco. Un maiale, ma non era un normale maiale. Veniva d'Oriente. Quel maiale era molto sveglio e affamato di caffè latte e caramelle alla menta. Però erano finiti. Perché Babbo Natale è entrato a mangiare tutto e alla fine esplode. E alla fine esplode. Giusto. Cos'è il maiale? Non ne ho idea. Quella non è una leggenda, è un'ingiustizia. Dopo tutto è del male, non era d'accordo. E quindi si mise a piangere finché sua madre non gli comprò un gioco a pochi euro su Steam, ma la madre morì. Quindi il gioco comprò il figlio. Ok, perfetto. Non mi aspettavo il twist finale. Volevo mettere quindi il padre, ma ci stava, non ci stava il padre, perciò. Un bel giorno, Waldor decise di streamare una partita di 2D Aperdam, ma sbagliò l'accento. Ha sbagliato l'accento. E così tutto il gioco divenne un insieme di eventi insensati. Un po' come se avesse stato vita al nuovo Project 1 le skin, che fu giocato con gioia da più di un 52. Bravissimo. Perfetto. Ma l'accento l'avrò messo giusto. Mi svegliai in una stanza buia. Davanti a me c'era John Cena, che però non potevo vedere. Ma nemmeno lui poteva vedermi. Quindi qui anche il designer poteva finalmente campare in compagnia di Milfa, Rea e Oria. Fine. Okay. Bene così. Okay. Questa era molto veloce. Questa è bellissima, la rifarei. Questa è anche molto immediato. Vai, facciamo. Dai, facciamone un'altra. Inizia una storia. Sbagliato a scrivere. Hai 5 secondi, ok. Chi ha scritto? Non so come rispondere a questa cosa. Questa immagino di chi sia, comunque, la frase che ho avuto. Comunque credo che se non metti pronto te lo faccia in automatico. Sì, sì. Ci salva quello che è scritto. Sì, sì, sì. Ok. Mm.
come si chiamava il terzo Waldorf? Il... Ok, così ci sta. Ok. Che ha scritto questo? Ok, fatto. No, non mi esce per una lettera. Ah, peccato. Oddio, poco tempo. Qui finiamo la storia, che è l'ultimo pezzo. Quanto è concentrato. Non ho fatto in tempo a metterci fine, però vabbè. Sì, dai, si capisce. Ok. C'era una volta un gruppo di serpi che criticava i giochi. Era di Waldorf. I giochi molto cringe e molto brutti, fatti da gente altamente brava e preparata. Ma d'altronde la bravura è solo un riflesso di quanto uno prima non ce la fa, ma alla fine riesce. Ad esplodere con... Fine. Non lo so. Con, continuano le sequel. L'altra Antra era un'investigatrice privata di veluto pregiato. Infatti, non essendo viva, non poteva nuotare. Ma se fosse morta altre due volte, avrebbe potuto chiamare Livan, sorella gemella cattiva che curava i malvagi. I malvagi, ma non essendo canonica non poteva far niente, fine. Liquidata così. Ci sta. Poverina. Pochi sanno che il miglior rimedio per la stitichezza è mettersi a testa in giù mentre si legge la Divina Commedia. È una straordinaria commedia di infinita bellezza. La rifarei se fossi un nascituro volante. Ma invece sono solo Anagram del male! Ok. Ok. Devo fare un nuovo Final Fantasy, però il novizio di RPG Maker Unite. Okay. Oh, penso il novizio. Ok. Però era tempo di macherare su RPG Maker Unity, sentenza che aveva sostituito la sedia elettrica in seguito al decreto universale sulla pena di backseating. Tutti i maggiori developer vennero trasportati su Marte 2. Pensavo che era l'inizio di una frase in seguito al decreto universale. Purtroppo non si può capire. Sì. Presto, Tom, il cielo sta cadendo, disse Jimmy, che fu schiacciato dal lupo abbattuto da Artissimo, dopo che guidava il fratello di Oria, molto inesperto in queste cose. Un poco di bene, insomma. Per questo fluttuamo nel voto. Dopo essere stati lanciati, dato che eravamo nascituri. Nascituri, ok. No, mi ero perso una parola, il dopo di Zoro, ecco per come esso guidava. UFO che guidava era. Ok, sono le 8:30, pensavo di passare da Among Us, qualcuno qui smetterebbe. E io Among Us salto. Però vi seguo in chat, okay. Su Twitch. Qualcun altro che salto? Io dovrei rimanere. Spero di averlo aggiornato. Ok, siamo... Come ci uniamo? C'è la lobby, no? Visto che è gratuito solo su telefono,
Dipende poi se ce l'avete sul computer, ma c'è il cross platform, quindi non è un problema.